Buongiorno splendori e benvenuti in questo nuovo video in cui faremo un bel book haul. Questi sono i libri infatti che ho preso al Più Libri Più Liberi, la fiera della grande e piccola editoria che si tiene ogni anno a dicembre a Roma. Io ci sono andata domenica scorsa e sul canale trovate anche il vlog che riassume un po' com'è andata la giornata e a giudicare dai feedback che ho ricevuto vi è piaciuto molto, quindi sicuramente riproporrò il format più avanti. A differenza degli scorsi anni in cui non avevo comprato praticamente nulla, quest'anno mi sono data un budget e sono tornata a casa con ben 6 libri. Adesso li andremo un po' a vedere tutti perché secondo me ci sono delle chicche. E questo è il bello, secondo me, del Più Libri Più Liberi, perché comunque essendo un'esposizione dedicata alla piccola e alla media editoria, troviamo delle chicche che solitamente non si trovano nelle librerie di grandi catene o comunque che non tutte le librerie hanno esposte, quindi sono veramente contenta del bottino, anche perché la scelta è stata veramente molto oculata. Seguiremo gli acquisti in ordine cronologico. Il primo libro che ho comprato dopo neanche 10 minuti di ingresso in fiera è Manuale di caccia e pesca per ragazze, libro edito da Accento Edizioni, che è la casa editrice di Alessandro Cattelan, tant'è che mi ha fatto anche l'autografo perché ho avuto la fortuna di beccarlo allo stand e infatti si vede molto bene nel vlog. Lui veramente carinissimo, un signore, a parte super stiloso con la coppola, poi aveva anche un mazzo di chiavi agganciato con un moschettone nel passante dei jeans, cioè raga, mi ha fatto volare. Poi gentilissimo e questo libro appena l'ho visto ha subito colpito la mia attenzione e anche quella di mio padre, tant'è che lui dopo un rapido scanner delle proposte ha detto questo libro secondo me è il tuo e infatti l'ho preso. Ve lo faccio vedere da vicino perché secondo me l'edizione è molto molto bella. Allora, questo è il libro e guardate i dettagli della copertina. Il nome della casa editrice è messo in rilievo. Qui abbiamo anche l'autografo. Carino. E questo è il retro e anche l'impaginazione comunque non mi dispiace, sembra comunque molto confortevole da leggere. Questo libro è stato scritto nel corso di 12 anni e l'autrice Melissa Benck è scomparsa da poco ed era stato inizialmente classificato come un chick lit, quindi un romanzo comunque divertente con tutta una serie di cliché, un romanzo rosa. In realtà poi negli anni è stato rivalutato perché è molto più di questo. Nel libro, infatti, abbiamo la protagonista Jane che sogna di conquistare Robert e per farlo si affida a un manuale il cui titolo è Come conoscere e sposare l'uomo giusto. Ora, la Jane tredicenne sarebbe abbastanza inorridita da tutto ciò e stenterebbe a credere a quello che la Jane adulta sta facendo, perché Jane da piccola ci viene detto che era esperta nell'arte della mortificazione, quindi non proprio tutta sta cima, insomma. E suo malgrado Jane si ritrova a leggere questo manuale, pur non condividendone i consigli, perché comunque lei si sente una donna emancipata, una donna libera, ma a quanto si intuisce dalla quarta di copertina, perde la testa per quest'uomo e sogna di conquistarlo. Il problema è che appunto lei inizia a mettere in discussione tutte le affermazioni che vengono fatte in questo manuale, per esempio il fatto che le donne non abbiano senso dell'umorismo, che quindi il senso dell'umorismo sia una caratteristica che non vada assolutamente associata col genere femminile. E quindi Jane si ritroverà a suo malgrado a dover abbattere questi stereotipi contenuti appunto in questo manuale. In realtà il punto centrale del romanzo non è tanto come trovare l'amore, bensì capire come costruire l'amore, che è ben diverso. In più, Jane non è solamente la costante ricerca dell'amore, Jane è anche una persona che, come tutte le altre madri, figlie, sorelle, combatte con un senso di inadeguatezza, di insicurezza e soprattutto di solitudine. E quindi la domanda principale che si pone questo libro è: ma veramente possiamo ridurre un sentimento come l'amore a una sorta di pesca, di caccia, le cui armi sono appunto la lenza e un amo? Il libro viene descritto come spiritoso, acuto e crudele, e come se un'eroina di Salinger si fosse messa a scrivere i suoi ricordi. Quindi a me questo veramente intriga tantissimo e sono contenta di averlo preso. Vi farò ovviamente sapere cosa ne penso a lettura ultimata. Spero comunque di leggere tutti questi libri che ho preso nel 2024 perché
Il 2023 non è stato tanto memorabile a livello di letture, ma di questo ne parleremo in uno dei prossimi video in cui faremo un po' un bilancio letterario di quest'anno. Una cosa che faccio spesso, mi sono dimenticata, è leggere l'incipit dei romanzi quando mi ritrovo ad acquistarli. Io durante il Più Libri, per mancanza di tempo ovviamente, non li ho letti, quindi leggiamoli insieme e scopriremo in diretta se mi intriga o meno. Leggerò penso le prime tre frasi. Allora, come incipit non mi sembra scoppiettante, però secondo me questo libro ci regalerà grandi sorprese. I prossimi due libri che vi sto per mostrare li ho presi allo stand Adelphi, che è una casa editrice che a me piace, però faccio sempre fatica a comprare, nel senso, mi piace tantissimo vedere queste copertine tutte colorate, gli Adelphi che sono tutti uguali, belli in libreria, un po' come io qui sopra, non so se vedete l'inquadratura, ma sicuramente l'avete vista in altri video, ho l'arcobaleno della collana alle strade di Fazio Editore. Però ogni volta che voglio comprare un Adelphi, come quando per esempio a febbraio ci sono le promozioni, vorrei comprare talmente tanto che alla fine non compro niente e quindi uno dei miei obiettivi per questo Più Libri era prendere almeno un Adelphi. Ne ho presi due, quindi andiamoli subito a vedere. Il primo me l'ha consigliato un mio collega che saluto, ciao Mirko, ho comprato questo libro grazie a te e si tratta de La variante di Lüneburg. Libro che è famosissimo perché a quanto pare ci hanno fatto anche un film, ma di cui io non so assolutamente nulla. E secondo me questo è un libro per cui meno si sa più si è in grado di poter godere la lettura, perché comunque anche quello che ci viene detto in quarta di copertina non è che sia chissà quanto illuminante. Vi faccio vedere da vicino l'edizione, che secondo me è molto bella, molto Adelphi style. Tra l'altro il libro è molto breve perché ha, vediamo un po' se riesco a farvelo vedere, appena 158 pagine, quindi se vi occorre un libro per la challenge X libri in X giorni, questo secondo me può fare al caso vostro. Di cosa parla la variante di Lüneburg? Noi sappiamo che un imprenditore tedesco è stato ucciso con un colpo di pistola, ma non si sa se sia un suicidio, un omicidio, un incidente, l'esecuzione di una sentenza e soprattutto per quale colpa in quel caso. Noi non sappiamo assolutamente nulla, sappiamo solamente che questo imprenditore tedesco viene ucciso e che questa uccisione è frutto in realtà di una mossa di scacchi e a mano che noi andiamo a ripercorrere a ritroso la partita che si sta tenendo, una delle tante informazioni che scopriamo è che i due giocatori sono un ebreo e un ufficiale nazista. Il romanzo è descritto come asciutto, lucido e teso. E a quanto ricordo la vicenda si svolge tutta nell'arco di 24 ore, ma neanche ci arriva a 24 ore, perché questo era uno dei titoli che io avevo addocchiato per la challenge, appunto, un libro la cui storia si svolge in 24 ore o meno. Questo insieme alla signora Dalloway di Virginia Woolf era uno dei papabili candidati. Ma a questo punto andiamo a leggere l'incipit, perché anche dalla quarta di copertina non è che ci vengano rivelati chissà quali informazioni. Sembra che l'invenzione degli scacchi sia legata a un fatto di sangue. Narra infatti una leggenda che quando il gioco fu presentato per la prima volta a corte, il sultano volle premiare l'oscuro inventore, esaudendo ogni suo desiderio. Questi chiese per sé un compenso apparentemente modesto, di avere cioè tanto grano quanto poteva risultare da una semplice addizione. Un chicco sulla prima delle 64 caselle, due chicchi sulla seconda, quattro sulla terza e così via. Ma quando il sultano, che aveva in un primo tempo accettato di buon grado, si rese conto che a soddisfare una simile richiesta non sarebbero bastati i granai del suo regno e forse neppure quelli di tutta la terra, per togliersi dall'imbarazzo, stimò opportuno mozzargli la testa. La leggenda sottace il fatto che quel sovrano dovette pagare in seguito un prezzo ben maggiore. Egli si appassionò al nuovo gioco fino a smarrirne la ragione. L'esosità del mitico inventore, infatti, è pari solo a quella del gioco stesso. Storia che io già conoscevo perché ce la raccontò il mio docente di calcolo e biostatistica in triennale, materia che io ho poco sopportato, cioè l'ho superata proprio per il rotto della cuffia. Però il prof, come si dice a Roma, ce la faceva tagliare e passò una lezione appunto quando ci spiegò, mi sembra, le successioni, adesso se geometriche o numeriche non sto qui a dirvelo perché non me lo ricordo, ci spiegò appunto la storia di Sissa Nassir, quindi di questo sultano e dell'invenzione degli scacchi. Sapevo che questo aneddoto prima o poi mi sarebbe tornato utile, io me lo sentivo. Mirko, dimmi che anche tu hai pensato a questa storia quando hai letto il libro, ti prego, non deludermi.
E quindi niente, sono veramente curiosa. Il libro parte col botto. Il libro parte veramente col botto, quindi sono contenta. Io amo quando i libri partono con delle storie, delle leggende, perché catturano subito la mia attenzione. L'altro libro che ho preso, sempre allo stand Adelphi, lo avevo in wishlist già da un po', perché poi io le wishlist sono l'unica cosa della mia vita, anzi no, una delle poche cose della mia vita, che sono organizzate con una precisione maniacale, per cui su IBS ce le ho suddivise per casa editrice, così quando una determinata casa editrice lascia gli sconti io so già dove andare a parare. E questo libro appunto fa parte della mia wishlist ed è Cristalli sognanti di Theodore Sturgeon. Viene considerato uno dei primi maestri della fantascienza perché il romanzo è stato pubblicato nel 1950 e viene definito come il cantore di un mondo che contiene orrori e meraviglie. Tuttavia non bisogna andare troppo lontano con l'immaginazione perché lui non racconta delle avventure extragalattiche, quindi non ci spostiamo su altri pianeti o altri universi. Sturgeon in questo romanzo ci spiega che nelle viscere della Terra vivono i cristalli, dei cristalli che sognano. E cosa sognano questi cristalli? Che adesso io me li immagino come se fossero delle giganti strutture un po' iridescenti che emergono dalla Terra, però non so se il termine cristallo sia effettivamente da prendere in senso letterale o metaforico, questa cosa già mi triggera. Ci dice che questi cristalli vivono lì, appunto nel centro della Terra, da milioni di anni e che sognano. E cosa sognano questi cristalli? Sogni fatti di carne e di linfa, di legno, di ossa e di sangue. La loro esistenza procede tranquilla fino a quando gli umani non riescono a mettersi in contatto con loro. Cosa succederà a quel punto? Non so voi, ma a me questa descrizione ricorda molto Viaggio al centro della Terra di Jules Verne, che se non avete letto vi consiglio perché è un romanzo veramente meraviglioso. In realtà io ho letto tutti i romanzi di Verne perché avevo l'edizione Newton Compton che li racchiudeva tutti e mi sono piaciuti veramente tantissimo, anche Michele Stegroff secondo me molto sottovalutato. E quindi nulla, dopo questo incipit bellissimo, vediamo più da vicino l'edizione e leggiamo l'incipit. L'edizione è questa, tra l'altro questo qui che è un quadro che si chiama Desiderio pericoloso, che si trova nel museo di Francoforte. Io non so bene come interpretarlo, però secondo me rispecchia molto il mood del libro, comunque del mondo che andremo a esplorare leggendolo. Anche questo comunque è un libro molto molto breve, di neanche 200 pagine, quindi va bene. Vediamo l'incipit. Il bambino fu sorpreso a fare schifezze sotto le gradinate dello stadio del liceo e la scuola elementare di fronte lo mandò a casa. Aveva 8 anni e quelle cose le faceva da un pezzo. In un certo senso era un peccato. Era un bravo bambino, carino, anche se non proprio eccezionale. Alcuni dei suoi compagni insegnanti lo trovavano simpatico, altri meno, ma quando la notizia si diffuse gli diedero tutti addosso. Si chiamava Horty, diminutivo di Horton, Bluet. Naturalmente, quando tornò a casa, le prese. Inizio che mi intriga, ma non troppo. Sarà Horty il protagonista del romanzo o è semplicemente un pretesto per introdurre il vero protagonista? Ve lo saprò dire a lettura ultimata. Comunque ultimamente sto in fissa con il genere fantascienza e distopico perché tra i prossimi titoli c'è anche un altro libro di fantascienza, ma ci arriviamo tra poco. Il prossimo libro che ho preso invece è della casa editrice Voland. Se vi suona il nome è perché è lo stesso del diavolo che figura nel Il maestro e Margherita, che per inciso è uno dei miei libri preferiti di sempre. Ed è una casa editrice che si concentra sulla pubblicazione della letteratura dell'est Europa, bulgari, ucraini, rumeni, eccetera. E il libro che ho preso mi ha incuriosito subito. Cioè, io ho guardato i libri esposti nello stand, mi è caduto l'occhio su questo e subito l'ho preso. E il signore che stava allo stand e che poi mi ha presentato questo libro e l'autore, che nonostante fosse famoso io non conoscevo, mea culpa, mea grandissima colpa, ha esordito dicendo: questo è il libro più bello che abbiamo. E io sono rimasta tipo, what? Sto parlando di Fisica della malinconia di Georgi Gospodinov. Per chi ha visto il vlog non potevo non comprarlo dopo la presentazione così accattivante che mi era stata fatta, e qui veramente si vede chi svolge il proprio lavoro con passione. Si vedeva che i ragazzi dello stand credevano in quello che stavano presentando al Più Libri Più Liberi.
Georgi Gospodinov, se vi suona, è perché ha vinto il premio Strega Europeo nel 2021 con il romanzo Crono Rifugio. Questo invece è un romanzo non romanzo e sembra essere proprio la specialità di Gospodinov scrivere questi romanzi. Perché? Perché lui con tantissime sue pubblicazioni nei concorsi è arrivato sempre secondo, appunto perché non erano classificabili in un genere, come appunto Fisica della Malinconia. Ha dovuto scrivere un romanzo vero e proprio, che è appunto Crono Rifugio, per poter finalmente ottenere il riconoscimento che meritava. Questo, tra l'altro, mi sono detto essere il libro preferito di Michele Bravi, come ha dichiarato durante un'intervista alle Belve. E secondo me questo libro ha un po' le vibes da Michele Bravi, perché è un libro che parla di empatia. Il protagonista, infatti, ci viene detto che è affetto da questa strana sindrome, perché lui prova empatia, cosa che noi in teoria non definiremmo proprio come una sindrome o come una malattia. Anzi, adesso ben vengano persone empatiche in mezzo a tutto questo clima di odio e indifferenza generale che si crea soprattutto sul web. Tuttavia, lui riesce a immedesimarsi nella storia degli altri in senso letterale, quindi lui si ritrova nel momento in cui sta a contatto con le persone a vivere decine e decine di vite passate, future, luoghi e continenti diversi. E quindi lui per proteggersi cercherà in qualche modo di allontanare le persone da sé. Mi dà l'idea di essere un romanzo, o meglio un non romanzo, malinconico, struggente e che mi farà piangere fiumi di lacrime. Io già me lo sento. Sento anche che di questo autore vorrò recuperare tutto. Questa è l'edizione. Anche l'impaginazione è molto bella. Attenzione, ho visto una foto. Dove sta? Ci sono anche delle illustrazioni e la cosa mi intriga. Quindi andiamo a vedere l'incipit. Sono nato alla fine di agosto del 1913 come creatura umana di sesso maschile. Non so la data precisa. Aspettarono qualche giorno per vedere se sarei sopravvissuto e solo allora mi registrarono all'anagrafe. Lo facevano con tutti. I lavori estivi stavano finendo, bisognava raccogliere questo o quest'altro dei campi. La mucca era gravida e necessitava di cure e attenzioni. Era cominciata la Grande Guerra. L'ho passata insieme a tutte le altre malattie infantili, la varicella, il morbillo, eccetera. Sono nata come drosofila, 2 ore prima di sorgere del sole. Morrò stasera dopo il suo tramonto. Sono nato il 1 gennaio del 1968 come creatura umana di sesso maschile. Ricordo fino all'ultimo dettaglio tutto il 1968, dall'inizio alla fine. Non ricordo nulla dell'anno in cui viviamo ora. Non so neanche che anno sia. Sono sempre stato nato. Ricordo ancora la grande glaciazione e la fine della Guerra Fredda. Lo spettacolo dei dinosauri in agonia di entrambe queste epoche è una delle cose più insopportabili che abbia mai visto. Non sono ancora nato, sono imminente, sono almeno 7 mesi. Non so come si calcola questo tempo negativo trascorso nelle viscere. Sono grosso, sono grossa, non sanno ancora di che sesso sono. Come un'oliva, peso 1,5 grammi. La coda mi sta gradualmente scomparendo. Io sono, oh mio Dio, bellissimo. Cioè, capite, mi intriga troppo, mi intriga troppo. Questo lo leggerò sicuramente nei primissimi mesi del 2024. Non leggo nel 2023 semplicemente perché ho una TBR abbastanza serrata da rispettare. Gli ultimi 2 libri che vi mostro li ho presi invece allo stand di Minimum Facts, una casa editrice che non conoscevo, o meglio, che avevo visto già in giro sui social, ma alla quale non mi ero mai approcciata. Invece ho visto questi titoli, mi hanno colpito e che ve lo dico a fare, li lasci lì, te ne privi e no che non te ne privi. Il primo titolo che ho preso è L'inconfondibile tristezza della torta al limone e il titolo mi ha colpito perché la torta al limone è una torta che mia madre cucina sempre, anzi è proprio il suo cavallo di battaglia. I miei ricordi dell'infanzia hanno il sapore della torta al limone, che tra l'altro è una torta la cui ricetta è abbastanza strana perché mia madre ha fatto vedere a mio zio, che è uno chef, e lui leggendo le ricette è abbastanza perplesso perché dice questa torta si fa in un modo completamente anticonvenzionale. Adesso io non so dirvi di preciso i dettagli perché non mi sono mai azzardata a farla, semplicemente perché ai dolci col limone e agli agrumi e alla frutta preferisco le torte al cioccolato, quindi quando mi devo cucinare un dolce per me verto su quello. Però non lo so, mi piaceva troppo e anche la trama mi ha intrigato tantissimo.
La protagonista Rosie, infatti, ha 9 anni e scopre di avere un dono. Nel momento in cui lei mangia un cibo, quel cibo ha il sapore delle emozioni della persona che lo ha preparato mentre lo stava preparando. Per esempio, ci dice che le torte della pasticceria dietro casa hanno un sapore di rabbia, il cibo della mensa ha il sapore della noia, e la torta che prepara sempre sua mamma, che è una persona allegra, energica e vivace, ha il sapore dell'angoscia e della disperazione. Inizia quindi un viaggio alla scoperta dei segreti di famiglia, una famiglia che sembra apparentemente normale e perfetta. Andando avanti negli anni, Rose scoprirà che anche suo padre e suo fratello hanno un dono speciale con il quale cercano di affrontare tutti i mali del mondo, sostanzialmente. La scrittura dell'autrice Amy Bender viene definita come surreale e provocatoria. Mescola il realismo psicologico e la fiaba, una scrittura sensuale che ci regala una storia appassionante sulle sfide che ogni giorno ci pone in rapporto con le persone che amiamo. Bellissimo, bellissimo! Vi faccio vedere da vicino l'edizione, che secondo me è veramente carinissima. E anche l'impaginazione, secondo me, è molto bella. Ma andiamo a leggere l'incipit. È successo la prima volta di martedì pomeriggio, un caldo giorno di primavera, sui pianori nei dintorni di Hollywood, dove una leggera brezza spirava verso est dall'oceano, scompigliando i petali delle viole del pensiero da poco piantate nelle nostre casette per fiori. Mia madre era a casa, mi sta preparando un dolce. Mentre risalivo saltellando il vialetto d'ingresso, mi aprì la porta prima che arrivassi a bussare. «Che ne dici di una seduta di allenamento?» mi chiese, sporgendosi oltre lo stipite della porta. Mi attirò a sé per un abbraccio di benvenuto, stringendomi al grembiule che mi piaceva di più, quello di cotone un po' consumato, con coppie di ciliegie disegnate lungo gli orli. Sul piano della cucina aveva preparato gli ingredienti, il sacchetto di farina, la scatola dello zucchero, due uova marroni sistemate nelle scanalature tra le piastrelle. Lei disse che ci sarebbe voluta più o meno un'ora, così tirai fuori il libretto di ortografia. «Posso dare una mano?» domandai, disponendo i fogli e le matite sulle tovagliette di plastica. «Eh no», rispose la mamma, mescolando la farina e il bicarbonato. Bellissimo, bellissimo! Secondo me anche questo libro mi farà piangere tante, tante lacrime. Però, secondo me, anche le vibes da potenziare lettura di conforto, quindi quella lettura coccola da leggere quando vogliamo un po' staccare il mondo esterno, un libro magari da leggere quando siamo tristi, vi farò sapere. L'ultimo libro che ho comprato, sempre edito Minimum Fats, è Amnesia Moon. Ora, io prima di registrare questo video mi sono andata a leggere le quarte di copertina, ho preso un po' di appunti perché volevo avere chiaro in mente cosa dire. Leggendo però la quarta di copertina di questo libro, è tutto così tanto caotico che ve la devo leggere, cioè per forza di cose ve la devo leggere, e penso che sia proprio per questo il motivo per cui l'ho comprato. Partiamo così. Immaginate Jack Kerouac, Lewis Carroll, Franz Kafka e Philip K. Dick magistralmente miscelati per raccontare una classica, commovente storia di ricerca delle origini e della propria identità, condita da un pizzico di paranoia. Qualunque scrittore sia in grado di farci appassionare a ogni parola di una conversazione fra un orologio a pendolo e un bonsai è un autore a cui fare tanto di cappello. Allora, con queste premesse io direi già che questo libro finisce, ha il potenziale per diventare una lettura bomba. Ma sentite la trama. Dopo la guerra e i bombardamenti, Hedfork è devastata dalla fame e popolata dai mutanti. Chaos vive nella cabina di protezione del multisala abbandonato, cercando di dimenticare il presente e non più in grado di ricordare il passato, ossessionato dalla sua capacità di influenzare la realtà con i sogni. E già qui uno inizia a farsi qualche domanda. Quando il tiranno locale, Kellogg, che quando ho letto ho pensato, cioè immaginavo tipo una gigantesca scatola di cereali con la faccia cattiva, però ok. Dicevo, il tiranno locale Kellogg gli rivela che le bombe non sono mai cadute, Chaos si imbarca in un rocambolesco viaggio, in compagnia di Melinda, una tredicenne stralunata e ricoperta di pelo, alla scoperta della verità. La troverà in molte diverse versioni, fra deserti, nebbie e misteriose fialette da iniettarsi in vena, nella West Coast più post-apocalittica e visionaria che un romanzo americano ci abbia mai regalato. Cioè, capite? Capite? Non potevano lasciarlo lì questo libro. Ne avrei voluto prendere tanti altri, però alla fine ho fatto una scrematura e ho detto no, questo vince. Vediamo l'incipit. Edge aveva l'autostrada tutta per sé. Erano diventati il suo giocattolino, tutta quella vernice e quell'asfalto, grazie alla nuova legge di Kellogg in materia di diritto proprietario. Devi semplicemente decidere che una cosa è tua. Edge aveva un vero talento nel ricordarsi a memoria le parole esatte di Kellogg. E te la prendi così come Edge. Con l'adrenalina che pompava, Edge pigiò sull'acceleratore. Il paesaggio sfrecciò via.
Passò sulla corsia di sinistra e attraversò sferragliando l'erba morta del divisorio, per poi mettersi sulla carreggiata diretta a ovest. Non devo rendere conto a nessuno, pensò. Viaggio contromano sull'autostrada, la mia autostrada. Aumentò ancora la velocità, un poco alla volta, finché la macchina non cominciò a tremare sugli ammortizzatori. I segnali stradali adesso erano rivolti dalla parte opposta, ma lui sapeva dove stava andando. Nessuno andava più in quella direzione, o quasi, nessuno tranne Edge, perché Edge era un ambasciatore. Ambasciatore non porta pena. La testa di Edge era un garbuglio dei suoi pensieri misti a quelli di Kellogg, e spesso quelli di Kellogg sembravano più forti. Non scivolavano via così in fretta. Beh, vi devo dire. Faccio vedere la copertina, che secondo me è bellissima. Cioè, rappresenta proprio tutto il nonsense. Si mette a fuoco. Rappresenta proprio tutto il nonsense che sarà questo libro, vedete? E anche l'impaginazione. Il book haul di oggi finisce qui, ma vi faccio vedere altri due acquisti che ho fatto gli scorsi anni al più libri, perché i consigli di lettura non sono mai abbastanza. Libri che ho avuto modo di leggere e che mi sono piaciuti molto. Il primo, pubblicato dalla casa editrice Atlantide, è Lorna Mott torna a casa, un romanzo che ha richiesto tempo per essere metabolizzato ed elaborato, perché è un romanzo che si rivolge a chi non ha ancora trovato il proprio posto nel mondo, a chi è continuamente dilaniato tra la sua nuova vita e le sue origini, tra il nuovo e il passato, tra la certezza di qualcosa che già si conosce e un salto nel buio abbracciando l'ignoto. È un romanzo a cavallo tra dramma e commedia, con una pesante critica ai costumi sociali di oggi, che io ho apprezzato. La prosa è tagliente, è affilata, l'autrice non risparmia colpi. Il libro non mi ha convinto tantissimo sul finale e anche all'inizio ho fatto un po' fatica a ingranare, però mi sento di consigliarvelo se vi sentite in questo stato d'animo. È stata una bella scoperta, non so se leggerò altro dell'autrice, non so se neanche se abbia scritto altro oltre a questo libro, però secondo me è da tenere d'occhio. Anche qui focus sull'edizione, come vedete è abbastanza vissuta. Altro libro che vi consiglio, edito del Rai Edizioni, che è una casa editrice di Milano, è Lily e il vagabondo di Natascia Lucchetti. Tra l'altro ho incontrato l'autrice allo stand e anche lei mi ha lasciato una bella dedica sul libro. Libro per cui inizialmente nutrivo qualche riserva, ma che in realtà mi è piaciuto veramente tanto, perché è una storia d'amore, ma non solo. È anche una storia sul senso della famiglia, una storia di due giovani che si innamorano in un piccolo paese di provincia, quindi dove la gente parla, la gente mormora e dove i segreti che uno cercava di lasciare nel luogo dove è scappato vengono portati alla luce. La storia d'amore mi è sembrata verosimile e soprattutto non forzata. Non so voi, ma io non sopporto quando in un romance o comunque in generale nei libri i protagonisti si innamorano già a pagina 20. Qui invece è tutto molto calibrato, molto ben studiato e anche il finale, pur essendo agrodolce, secondo me era il finale più giusto che si potesse dare a questa storia. Il protagonista maschile, Mitya, è veramente un gran bel personaggio. Ho apprezzato, ho trovato la nascita della coppia veramente molto tenera e allo stesso tempo struggente. Focus sull'edizione. Come vedete anche questa l'ho vissuta parecchio. Questa sono io in post produzione, che in teoria dovrebbe essere già cambiata per andare al lavoro, ma vabbè, che ho dimenticato di farvi vedere gli altri acquisti che ho fatto al Più Libri Più Liberi. Il primo, e secondo me è il più bello, è questa tote bag che si vede anche nel vlog. Comunque era meglio il libro, ma quanto è bella. Io l'ho vista ad una ragazza mentre stavamo in fila al bistro per prendere da mangiare per il pranzo. L'ho vista, dico, no, stupenda, devo averla anche io. Però non ho fatto il tempo a fermarla a chiederle dove l'avesse presa. Invece poi dopo ho visto che passando allo stand di Casa Sirio Editore, questa casa editrice, appunto ce l'avevano e quindi l'ho comprata. Bellissima! Non so se sia disponibile anche sul sito, provo a cercarvela e a linkarvela qui sotto, perché tra l'altro l'ho pagata tipo 7 euro o 8, non mi ricordo. Quindi se avete un amico lettore a cui volete fare un pensiero per Natale, secondo me questa è un'idea molto carina. È comunque molto fine, non è che sia chissà quanto resistente, però con questa possiamo andare a scottarcela tranquillamente in università, giusto per ribadire le nostre priorità. E poi sono passata allo stand Fazzi a salutare lo staff dell'ufficio stampa, con il quale mi sento tutti i mesi
per via delle collaborazioni, sono 3 anni che collaboro con Fazz Editore, e mi hanno mangiato anche loro di questa tote bag. Spero che nel video col focus si veda, che mi è caduto di tutto. Vorrei tagliare questo momento, ma non lo farò, perché ogni tanto è giusto mostrare un po' il behind the scenes, ovvero tipo io che sclero come in questo momento perché ho le unghie lunghe e non riesco a raccogliere la roba da per terra, accidenti a me, aspettate. E dai! Eccoci qua, dicevamo, allora, mi hanno mangiato anche uno di questa tote bag, davanti abbiamo la copertina di Wayward e dall'altra delle streghe di Manning Tree, 2 nuove uscite di questo autunno. Molto carina. Poi mi hanno mangiato di tutta una serie di segnalibri, che adesso vi faccio vedere meglio in camera, e di questa fan art di Divine Rivali, libro che non ho apprezzato, però la fan art era carina. Vedete, c'è la fan art che si apre così. Carina, non è male. E invece di qua abbiamo appunto i segnalibri, questo di Rebirer e Redemptor. Poi abbiamo le streghe di Manning Tree. La grande fortuna, un'uscita di marzo 2024. Wayward. Questa è un'uscita di gennaio 2024. Un thriller di Tillier. Divini rivali, appunto. Febbraio 2024, mia madre aveva una 500 gialla. Il carosello delle curiosità, uscita del 2024 che attendo con ansia. A Pedricchio, anche questa uscita di quest'anno. La pasticcera di mezzanotte, anche questa di quest'anno. E la malizia del mischio. Ce l'abbiamo fatta, finalmente. Allora, voi dovete sapere che io registro con il telefono perché devo ancora comprarmi la videocamera. E quindi, riguardando il video, mi sono accorta che la tote bag non si vede nella sua interezza. Quindi, eccola qua. Vediamo. Questa è la tote bag numero 1. E questa qui è la tote bag numero 2. Ok, così dovresti riuscire ad apprezzarla meglio. Bene, lettori, il book haul di oggi finisce qui, definitivamente, niente passi finali. Fatemi sapere nei commenti quale di questi titoli vi ha ispirato, se anche voi siete stati al più libri, o semplicemente se avete un acquisto recente di cui andate particolarmente fieri. Vi ricordo che sono ancora attivi i codici sconto sia per Bears with Benefits, quindi per gli integratori che io prendo abitualmente, se volete regalarmi per Natale o anche farvi un autoregalo, con il codice Maggis20 ottenete il 45% di sconto, che non è poco, sulla creazione dei vostri set, più un 20% di sconto ulteriore su tutto il sito. Codice sconto valido a dicembre, appunto, per i regali di Natale. Allo stesso modo vi ricordo che attivo il codice sconto per BookBeat, l'app per il servizio in streaming di audiolibri. E con il codice sconto Maggie60 potete ottenere una prova gratuita di 60 giorni senza obblighi e senza vincoli. Motivo per cui, qualora voi decidiate di effettuare la prova gratuita e quindi vi iscriviate, se capite che l'app non fa per voi, potete tranquillamente annullare l'iscrizione senza incorrere in costi aggiuntivi. Quindi io fossi in voi comunque proverei, perché ci sono veramente tantissimi titoli tra cui scegliere, sia nuove uscite, vi lascio alcune qua intorno, ma anche titoli di nicchia, soprattutto per quel che riguarda i romanzi gialli, thriller e fantasy. Allo stesso modo trovate anche tutti i link per i miei canali social, il link di affiliazione, per cui se un libro di cui vi ho parlato vi è piaciuto, potete acquistarlo direttamente tramite quel link. A voi non cambia assolutamente nulla, io invece ricevo una piccola percentuale sulla vostra fiducia. Con questo è davvero tutto, io vi ringrazio per essere arrivati fin qui, vi auguro buone letture e ci vediamo al prossimo video. Ciao!